Ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Roll Gamer ed oggi siamo qui con la continua dell'inseguimento su GTA San Andreas. Ho dovuto sospendere lo scorso video perché avevo superato i 15 minuti, quindi iniziamo subito continuando l'inseguimento. Eravamo a 2 stelle, dobbiamo cercare di arrivare a 5 stelle perché voglio auto della polizia da tutte le parti e quindi torniamo direttamente su GTA. Cavolo, l'ho preso per un pelo, non l'ho preso in faccia al tizio. Ecco, abbiamo preso. Dio. Tanto non mi prendono. Derapiamo di brutto, tanto non ci prendono. Non so dove sto! Tizio? Ti sei fumato qualcosa? Fammi capire perché. Tu di sicuro non sei normale. Mi hai investito. Abbiamo gli ho tagliato la strada. Tutto ciò che vuoi, ma non mi puoi investire così durante un inseguimento dalla polizia. Rimbambito. Cerchiamo qualche macchina, magari? Pit stop! Però non spunti la polizia da un momento all'altro, altrimenti. Altrimenti sono fregato, ecco. Merda. Cavolo, mi sto scompisciando. Mi sto pisciando sotto. Perché sono. Sono una macchina. Dimmi che è qui. No! Dove sei, macchina? Gandalf! No. Dove vado a cercare una macchina a quest'ora della notte? Qui. Rimbambito. Oh merda. Zio, dammi la macchina subito. Ciao. Alla prossima. I Caparose è la musica che ascoltiamo. E durante l'inseguimento, dove le sirene non hanno più effetto su di noi, noi ce ne giriamo come se non fosse mai successo niente. Bugie invece, perché siamo appena stati. Abbiamo quasi appena rischiato di essere stati presi da una macchina della polizia. Ecco, e adesso io mi trovo. Devo, cavolo. Magari morivi, zio, perché non mi stai antipatico. Non so se ti può interessare, comunque sì. Andiamo sulle montagne di Hollywood. Sicuramente non ci trovo in mezzo alle montagne. Spero solo che la macchina non bruci da un momento all'altro. Quindi mi conviene andare piano. Questa non è l'esatta concezione di piano, però vabbè. No! Ti prego, non fare più una cosa del genere. Hanno tolto una stella. Cacchio! Datemi questa diavolo di moto immediatamente perché. Beh, io vado, ciao ragazzi! Addio! Zan 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 zan! Io me ne vado! Voi inseguitemi quanto volete, ma io me ne vado. La vita mi sta. Cioè, sto morendo in parte. Non so come sto in fin di vita. Sto guidando una moto. Possiamo entrare magari qua dentro? Posso rapinare un posto? Vai, ragazzi, andiamo a fare una bella rapina.
Allora, sì, mi è venuta un'idea. Andiamo a fare una bella rapina da qualche parte. Quindi troviamo un negozio e andiamo subito a fare una bella rapina. Una bella rapina, rapinetta. In stile Los Santos. Allora, cerchiamo un posto dove fare la rapina. Ho fatto la rotonda dove non c'era, vabbè. Forza zio, eh? Andiamo a fare una bella rapina? Tanto mi sa che lì si era buggato il gioco, visto che avevo visto una signora che pendeva così. Non fate caso alle voci se si sentono, ma è mio padre che urla per far smettere a mia sorella di fare cose strane. Ecco, credo di aver trovato un posto da rapinare. Credo proprio che questo sia un posto. Oh yeah. Scendiamo e entriamo dentro a vedere. Bene, di fare un bel po' di casino. Il tizio e la tizia. Bene, ora. No! Sono morto! Questa cosa è strana. Sì, è strana. Ok, no, perché mi devo trovare di nuovo una... La... Io non ho fatto niente. Sono innocente. Troverò un modo per cavarmela. Senti, zio, non è che c'hai una pistola per me? Oh, a te dico, eh. Oh. Dov'è che te ne vai? Dammi la pistola. Grasso, sono ingrassato. Muori? Buonello. Sì, grande che ce l'hai la pistola. Credevo in te, ma... Hanno messo una stella già, porca puzzola. Vediamoci la macchina di questo tizio qui. Ciao zio, vattene. Non sei degno di guidare una macchina del genere. Ah, pure non fa niente. Beh, vestiamo questo dei ballas che mi sta antipatico. Tizio, anche tu, mi spiace, ma... Cioè, io sfondo i cancelli, ma... No, lì no. Perché? Perché no? Andiamo a cercare un posto dove rapinare. Che sia un posto, ovviamente. Sì, un posto dove possa guadagnare. Perché vedo che a soldi non ci siamo proprio, siamo a 71 dollari. Non è che sia una cosa... Cioè, per fare wow, ho tantissimi soldi. No, non ho proprio soldi. Ne ho pochissimi. Quindi troviamo un posto, magari se qua posso entrare. Cosa vuoi tu? Beccato a fare cosa? Quando hai un livello di sospetto le forze di polizia locale terranno di arrestare. Ma io non ho fatto niente. Va bene. Ok, sì, va bene. Vediamo se riesco a fare una bella rapina dentro il centro della polizia. Ok, basta zio. Se mi fai... Siamoci. Gli uffici di sequestrare le armi. Mi fai giocare? Allora ragazzi, io taglio fino a quando non iniziamo a giocare. Ok, mi hanno fatto giocare. Ho 0 euro! Entriamo dentro e ci facciamo qualche soldo, sicuramente. No, perché sei uscito? Io devo scippare la pistola a qualcuno. Sicuramente il tizio qui dietro di me è un'ottima preda. Vai, 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 vai. Andrà la pistola? Vai, forza, scappiamoci. Vai, forza. Non è successo niente. No, io non ho fatto niente. Oh, cacchio. No, Dio, io non avere fatto niente. Quindi tu lasciare in pace me...
Perché io dovere scappare per fare rapina. Capire tu? Tu non capire perché tu essere idiota. Ecco. E questa è la verità. Io non ho fatto niente già a 2 livelli di inseguimento. E io dovrei fare una carissima rapina. In un posto dove potrei guadagnare soldi perché ne ho 0. Non so se si capisce, ma sì, ho 0 soldi. Che brutta cosa. Prima l'altro un posto da rapinare, cacchio. Semino terrore nella città. Seminiamo un po' di tizi correndo. Bene. No! Fammi entrare! Cacchio! E mi hanno ucciso! E non è giusto! Sei scemo, sì! Sei scemo? Per caso? Beh, sì! No, aspetta, l'auto della polizia! Aspi! Aspi! No, che era? Cioè, tu mi hai schivato facendo... Ah, ecco il poliziotto qui, poliziotto. Aspetta che ti uccido. Oh. Dov'è che te ne vieni tu? Dov'è che te ne vieni? Vai. Non ha sella già, che pizzo. Dammi i soldi, dammi le armi. Beh, dia. No, eccola. Tu dammi la moto. Grazie. Ci vediamo, io vado. È stato un piacere conoscervi, ma devo andare. Ciao. Beh, così. Funziona così quando sei un criminale. Credo anche di averli seminati. Beh, sì. Parcheggio qui. Parcheggiamo. E saliamo a vedere chi c'è. Bene, non c'è apparentemente nessuno. Vediamo se possiamo aprire questa porta. No, non possiamo aprire questa porta. Ma chi è? Oh. Che? Madonna, mi sono spaventato. Mi sono davvero spaventato. Eccolo lì. Spacca tutto, vai. Dov'è? Ah. Vai. Mettiamoci giù, no? Sì, mettiamoci giù. Bene, vediamo dove un posto dove poter andare a rapinare. Vediamo se qua... Sì, si può entrare. C'è la porta aperta. Ah, quel tizio se ne va con l'arma in mano. Chi se ne frega. No, non mi dire che... Ma... Stai male? Ehi, amico, sei pronto a cominciare? Ops. Scusami, non volevo, No, sul serio, Non volevo, scusa. No, bugia, volevo. E ti ho ucciso, zia. Dove si va qui? Non lo so, non sono mai entrato in questa zona. Bene, credo che... Aspetta che saliamo qua. Bene, ragazzi, credo che il video possa concludere così. Ci vediamo alla prossima e ciao!